Nel 1939, infatti, la città fu al centro del piano di ristrutturazione industriale del governo fascista. Fu chiamato, infatti, l'architetto milanese Alessandro Cairoli, che volle progettare una città dalla forma di un aeroplano attorno appunto alla fabbrica Alfa Romeo, che all'epoca doveva produrre proprio motori per velivoli. Pensiamo che il progetto fu presentato nel 1936 a Mussolini e dopo un anno di lavori la fabbrica era già in funzione. Nel 1940 Pomigliano d'Arco contava 6.000 impiegati solo nella fabbrica Alfa Romeo. L'idea di Cairoli era veramente rivoluzionaria, poiché le case che si trovano alle mie spalle erano le case degli operai e si vedono anche infatti i vari mestieri su degli altorilievi che si trovano proprio al di sopra dei portoni. Era un progetto di fatto rivoluzionario, poiché andava a immaginare una vera e propria città industriale fatta non solo di fabbriche ma anche di servizi e di convivenza fra dirigenti e operai. E non solo, perché nel 1936 fu anche inaugurata la fermata della Circumvesuviana, proprio per collegare la città a Napoli e dare la possibilità agli operai e a tutti i residenti di muoversi liberamente fra il capoluogo e la zona industriale. Purtroppo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale rasero completamente al suolo tutto l'apparato industriale di Pomigliano d'Arco, che non ebbe più modo di riprendersi nel dopoguerra. E ci troviamo così nel 1972, quando, guarda caso, fu aperta proprio l'Alfa Sud a Pomigliano d'Arco, l'attuale stabilimento Giambattista Vico, per creare occupazione in questa zona industriale. Cosa ancora più importante, Pomigliano d'Arco mantiene un enorme reparto di eccellenza industriale nel settore dell'aeronautica, ricordando quindi un piano fatto quasi un secolo fa. Ma quante Italie conosciamo? Quella dell'arte, quella della grande inventiva, quella del talento costruttivo, quella del paese pittoresco, quella dei giovani che cercano un futuro, o quella capace di grandi imprese industriali. Noi possiamo scegliere quale Italia essere. È il momento di decidere se essere noi stessi o accontentarci dell'immagine che ci vogliono dare. Questo momento è quello di ripartire. Ripartire nell'unico modo che conosciamo, con il nostro lavoro e mettendoci alla prova. Perché in Italia, ogni giorno, c'è qualcuno che si sveglia e mette nel suo lavoro il talento, la passione, la creatività, ma soprattutto la voglia di costruire una cosa ben fatta. Le cose che costruiamo ci rendono ciò che siamo. Questa è l'Italia che piace.